scenga, di là, di qua. Scusi, capo. Sì? Villa Volpone, è lontano. È in cima alla collina, saranno 6 chilometri. Grazie. Prego. Ehi, tu! Ehi! Oh. Jamel! Che c'è? Che sei, il nuovo cameriere di Villa Volpone? Sì, perché? No, perché io sono quello vecchio. Si fa per dire, ci sono rimasto 2 giorni. Ti hanno licenziato? Non mi hanno neppure assunto. Oh, però sono il 5° in 15 giorni e tu sei il 6° Oh. Ma perché? È gente difficile. È uno solo, ma vale per 20. In che senso? È nervoso? Pretende? Alza le mani, mi. Io non ci capisco niente, non ci si capisce niente. Ma vuoi un consiglio? Lascia la valigia in deposito, così ti risparmi la fatica. A chi stanno le carte adesso? Stanno a te, le ho appena date io. Certo che questa sera hai proprio una fortuna sfacciata. Sì, questa è la mano che mi rifaccio, lo sento. Carte? Io ne vorrei 2. Dammene una, vai. 2 anche a me. 2? Servito. È proprio vero, l'acqua va al mare. Non è detto, non è detto. Diciamo parola servito. 1 milione. No. No, 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 io niente. Passo. Rispetto il servito. Non avevo un tubo. Che bel colpo. Carta a me. Bravo. Faccio un invito di 20.000. Ecco. Come va il film? Il suo canarino, signore. A chi ti ha detto di portarlo? Mi sono permesso perché prima le ho sentito dire che non aveva digerito il pesce spada. Com'è che ti chiami tu, che mi sono dimenticato? Bartolomeo. Ma è troppo lungo. Ti chiamerò Meo, eh? Ti spiace? Abbastanza, signore. Allora scegli, o Bar o Meo. Di cognome faccio Mosca. Assegnato. Guarda via questo che a me mi fa schifo. Vai. Sì, chi è che parla adesso? Sì, 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 va bene. Apro di 100.000. Un momentino solo, Leggo, ma che niente. Cartacce. 5 volte al piatto. 500. Io li vedo e manco. Sì, sì, manco anch'io. Quante carte?
Dammene due. Due a te e a te tre, vero? E la si fa interessante, eh? Io ne prendo una. Una a lui, vediamo. Un milione e mezzo. Ai, 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 ai. Un milione e mezzo, eh? Tempo. Vabbè, li vedo. Manco di 2 milioni. No, no, no. Per me è troppo. No, stavolta non ce l'ho fatta, sono rimasto a 2,10. Sapete che vi dico? Ha vinto anche stavolta. C'ha più culo che anima. Beh, dai, su, con 2,10. Se lo merita, dai, se lo merita, perché ha coraggio. Sì, è vero, sa rischiare, sa rischiare, quindi... Ugo, per carità, che ti è successo? Non gli state intorno, togliete l'aria così. La finestra, Marta, dai, apri la finestra. Apri una finestra anche te, su, le pillole, dove sono le pillole? Io sono nuovo. No, lo so io. Ma come sarà così, così all'improvviso? Piano, ma non gli state addosso, tu? Deve respirare. Podato, no, presto, piano, dai. Sì, presto, sì, podato. Dove sono? Ora lo so io, sono appena in taschino. Dai, dai, dai. Eccole qua. Quest'acqua arriva. Liscia o gasata? Da bere. Hai preso le pillole? Apriti sulla sua. Ecco l'acqua. Temperatura ambiente. Ecco, apri la bocca. Te lo fermo, così. Tieni l'acqua. Su, Ugo, rispondi. Come ti senti? Che faccio? Chiamo un dottore? No, li avvia tutti i dottori. No, che dottore? Con le pillole bisogna aspettare 30 secondi. Poi gli fa effetto subito, amen. Via. Quanto manca? Che si fa in questi casi? Nell'attesa si prega? Ognuno fa quello che si sente di fare. Allora io chiuderei qualche finestra. Qui è tornato. È fatta. Sì, fai bene? Come ti senti? Lo portiamo di là? Sì, sì. Sì, la mano. Sì, gira, sì, gira. Sì, sì. Vieni, Che sera faccia, Prego. Mi scusi, stia sotto. Grazie, caro. Prego. Entra. Avanti, Eliana, dai, muoviti. Brava, Eliannuccia. Senta, giovanotto, sì. Qualsiasi cosa succeda stanotte, mi raccomando, non lo so, un improvviso aggravamento, un bisogno qualsiasi. Se cercasse un prete, il notaio... Insomma, qualsiasi cosa, lei avverta subito me, sì. Soltanto me. Sì, io mi chiamo Voltoni. Piacere, Mosca. Ecco, bravo. I miei numeri di telefono sono sull'agenda del signor Volpone e questi sono per lei. Molto gentile. Mi raccomando. E non lo lasci solo neanche un momento, eh? Fedati. No. Stino, tranquillo. Bravo e simpatico. Prego. Grazie. Pardon? Stia sotto, signore. Grazie. Pardon? Mi scusi. Prego. Ecco. Voilà. Marta, dammi dei soldi, dai. Ma su, dammene ancora, dai. Sbrigati, dai. Sì, ancora. Questi sono per te, Mosca. Grazie, signore. Sono 100.000 lire. Ho visto. Per ricordarti di chiamare me per primo se stanotte si dovesse aggravare, oppure non so, se dovesse chiamare un prete, o che so, il notaio. Ecco, io mi chiamo Corbaccio. Lo ricordi? Il mio numero di telefono lo puoi trovare sull'agenda. Chiami a qualunque ora, tanto chi dorme stanotte? Ah, io no, di certo. Allora posso stare tranquillo, eh? Lasci fare a Mosca. Prego. Dove va? Ah, dottore, dove è andato? Mi scusi, mi ha fatto la finta. Si accomodi. Grazie. Prego. Allora, mi raccomando, eh? Buonanotte, dottor Corbaccio. Buonanotte, caro. Stia tranquillo. Il signore ha il suo... Sì, caro, sì. Senti, io volevo parlarti un momentino da solo. Si vede subito che tu sei un giovanotto sveglio, eh? Grazie, signora, molto gentile. Ecco, per questo... avrai capito che il vero grande amico del tuo padrone sono io, no? È evidente. Oh, benissimo. E allora ti volevo pregare... Sì.
se succede qualcosa di strano, di chiamare lei per primo. Oh, bravissimo, hai capito subito. Se permetti, ecco, sì, qui sono, grazie, per te. Anche se lui avesse una ricaduta, oppure... Mi mandasse a chiamare un prete o, sì, il notaio, tu, io... Tu, tu, me, adesso lei. Perfetto, bravo. Ecco, tieni, tieni anche questo, va bene? Sì, signore, molto. Siamo d'accordo. Il suo nome? È Ciro Corvino. E sull'agenda? Sì, alla lettera C. C come Corvino. C come Corvino, bravo. Oh, mi raccomando, posso andare via tranquillo? Vado. Vado via, Sì, ciao, ciao. Signore? Signore? Signor Volpone? Sono qui! Si sente bene, signore? Entra, entra! Signore? Come si sente? Bene. Vieni, dammi gli occhiali. Dove ti hai ricacciato? Ho accompagnato alla macchina i suoi amici con l'ombre. Erano molto preoccupati. Ma è sicuro che non le faccia male un bagno caldo dopo quello che ha avuto? Un bagno caldo fa sempre bene. Prendi la capatoia. Sì, signore. E cos'hai preso? Rimance? Complessivamente 350.000 lire. Hai capito, quindi? Questa un po' è la vita. E questi sono per lei. Cosa sono? I conti del poker, le sue vincite. Vedete là? Sì. Però se ne sono ricordati. Veramente se ne stavano dimenticando. E allora prima che io mi sono permesso, perché sa, chi fa il passo della soglia poi paga controvoglia. Devo dire che comincia a piacermi. Grazie, signore. Farò del mio meglio. E ti conviene. Perché se dimenticherai degli orari, delle domeniche, e soprattutto se terrai gli occhi e le orecchie ben aperti o chiusi, a seconda delle circostanze, io... Lei? Mi ricorderò di te nel... Lei? Nel testamento. Ah, la ringrazio, signore, ma fra 100 anni. Ti chiamo anche 200, va. È giusto, meglio raddoppiare. Vai via. Grazie, signore. Buonanotte, signore. Tu sei Aldo? Sì, buongiorno. Ciao. Quella è mia moglie. Rosalba, c'è il nuovo cameriere. Come ti chiami? Mosca. Mosca? Mosca. Si chiama Mosca. Mosca. Mosca, Mosca. Piacere. Lieto. Tu ti occupi solo del giardino? Sì, ed io della casa. Dentro c'è anche il cuoco. Serzio, già l'ho visto. Ecco, per il resto devi pensare a tutto te, anche perché noi alle 4 si va via. Ah, per quello che ci dà, si può dire che neanche ci paga. Come non ci va? Come non vi paga? No, ci dà poco, perché tra noi c'è un patto che... ha promesso di metterci nel testamento. Ah, ecco. Oh, quello è ricchissimo, C'ha 40 navi, tra petroliere, passeggeri, rimorchiatori. Pure se te lascia solo i salvagenti. Oh, ieri sera ci siete andati vicino, perché l'ho visto proprio brutto. Sì. Si è sentito male? Sì, malissimo. Ma si è ripreso subito. Guardalo là. Hai capito? È incredibile.
Sono quelle pillole. Quelle pillole americane sono miracolose, maledette loro. Mosca! C'avevo pazienza. Mosca, la colazione del signore è pronta. Ti metto il vassoio nell'atrio. Grazie, vengo subito. Ci vediamo. Mosca. Ma buongiorno, signor Voltore. Come sta? Ah, meglio, molto meglio stamane. Sono quelle pillole, sono... sono micidiali. Dipende. Beh, visto che allora sta meglio, salgo a fargli un salutino. Stavo giusto andando, prego. La seguo. Mosca, lo dia a me, glielo porto via. Sì, prego, se preferisci. Avevi detto che stava meglio. Infatti sta meglio. Ma come meglio? Guarda, meglio in confronto a stanotte. Sì, sì, decisamente meglio. Allora stanotte era in coma. Che a uno così? Tu gli porti un po' di colazione a questo modo. Ma non è mica per mangiare, no? No, no, lui si accontenta solo di guardarla, di annusarla. È così. Mosca, sei tu? Sì, signore. C'è il signor Voltore, è venuto a trovarla. Raffaele. Mosca, dammi gli occhiali. Prego. Io voglio vederlo. Raffaele, dove sei? Dove sei? Sono qui. Vieni qua, Raffaele. Eccomi. Fatti vedere. Eccomi con me. Fatti toccare. Tocca, tocca. Come sei stato carino a venire, Raffaele, davvero, sai. Raffaele. Sì. Il pappagallo. Il pappagallo. Il pappagallo. Scusa. Fai te? No. No. Fai tu. Faccio io. Fai meglio. Insomma. Vado adesso? No! Un momentino. Ecco, vai. Vai, Maria, vai. Raffaele. Sì. Non mi fai. Psst. Non mi fai. Psst. Sì. Psst, psst. No, non ti prego. Fammelo più dolce. Psst. 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 Come? Come lo fai bene? Hai sentito, Mosca? Come lo fa bene, eh? Benissimo. Mi sto trattenendo a stento. No, non la prego. Mi hai fatto passare una notte orrenda. Per colpa sua, sai. Per colpa mia? Sì. 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 Perché mai fregato il bacino di carenaggio, quello grande. Oh, Maria. Ugo Maria, l'avevo prenotato 5 mesi fa. E mettiti la tua carrezza. Mentre io a Volpe Quarta che ho avuto una varia nel Mar Rosso, che deve riprendere il mare assolutamente tra 12 giorni. Anch'io ho i miei impegni, ho le mie urgenze. Ma le mie sono inderogabili. Guardi che ha ragione, sa? È una cosa che veramente gli dà l'ossessione, perché per tutta la notte non ha fatto che ripetere il bacino, il bacino. Ma perché non mi hai chiamato immediatamente? Ma che ne sapevo io? Io pensavo che gli facesse male qui. E verso le 3 di notte gli ho pure dato un bacino sulla fronte, penso. Ma invece adesso ho capito. Credo che lei gli stia dando un gran dispiacere. Raffaele. Sì, sì. Comunque, fa come vuoi. Portati pure via il mio bacino di carenaggio. Ma ricorda che assumi tu la responsabilità, Non ti angosciare, Ugo Maria, non ti angosciare così. Farò il possibile. Ora scappo, E corro in ufficio e telefono al cantiere. Manda anche un telex. Faccio anche un telex. E avviso anche Mosca. E avviso anche Mosca. A me mi manca forse poco da vivere, ma tu forse sei una cosa. Il migliore. Il migliore? Sì. Oh, Ugo Maria, riguardati. Riguardati, Ugo Maria. Riguardati. Sei il migliore. Raffaele? Sì? Pappagallo.
Ecco. Permetti. Sì. Pieno, eh? Ups, bravissimo. È pieno. Ecco, bravo. Sì. Ecco fatto. Ecco fatto. Che fai? Lo lasci sotto? No, a me il pappagallo sotto il letto fa schifo. Portalo via. Sì. Sì, i pappagalli. Pappagalli sotto il letto fanno schifo, fanno. Invece. Riguardati. Sì. John Otto, ho deciso di fidarmi di te. E io di lei. Parliamoci chiaro, forse non hai capito la situazione. Qui ci troviamo di fronte a importanti interessi ereditari. Ma no. Ah, allora lei, il signor Corvino e il signor Corbaccio aspirerebbero a... Lo hai sentito. Lui ha detto che io sono il migliore. Ha detto forse. Lo sono. Prima di tutto perché faccio il suo stesso mestiere. Quindi io sono il suo vero continuatore ideale. Smembrare una flotta di milioni e milioni di tonnellate per metterne i 2/3 in mani indegne, no, incapaci. Oppure farsi fregare tutto dallo Stato. Ma che scherziamo? Lo Stato. Non vorrei sembrarti interessato. Neanche io, signore. Parlagli di me. Sì, stia tranquillo. Parlagli sempre di me. Continuamente. Non parlerò d'altro. Mosca. Sì. Parlagli solo di me. Ma io sono solo un cameriere, in prova. Ti stima, ti ascolta. Ma va. Io ho visto come trattava gli altri. E ricordati, questo può essere soltanto l'inizio. È un piacere servirla. Dolce. Stii tranquillo. Buongiorno. Ciao, caro. Dimmi, no, dimmi. Dimmi. Tieni. Grazie. Come sta? Male, molto male. Stavo per chiamarla, signor Corbaccio. Temo che siamo agli scoccioli. Oddio, ho chiamato per caso il notaio? No, non c'è neanche la forza di parlare. No, dicono, avrà mica morire senza testamento. E che lasciamo tutto allo Stato? Seguimi, ho un'idea. Seguimi. Senti, forse mi servirà un testimone. Su, in camera c'è carta e penna? Sì, sì. Bene, seguimi. Seguimi. Signor Corbaccio, il dottor Corbaccio è venuto a trovare. Ehi là, Ernesto! Che bella idea che ha avuto venirmi a trovare. Vieni, vieni! Bravo! Allora stai bene. Ma perché ti dispiace, forse? Ma cosa dici? È che lui mi aveva detto che insomma, che stavi male. Sì, perché non immaginavo mai che una pillola così piccola avesse un effetto così rapido. Se qualcuno in questa casa mi avvisasse, saprei come regolarmi. Comunque l'importante è che tu stia bene. Ah, non ti preoccupare, anche questa volta ce l'abbiamo fatta alla grande, alla grandissima. Com'è buona la focaccia genovese al mattino. È proprio setto? No, grazie, ho già fatto colazione. Ecco, dottore, che c'è? Carta e penna. Non mi aveva chiesto carta e penna? Io veramente no. Ah, forse la vuole bollata, faccio un salto dal tabaccaio? Ma cosa hai capito? Perché non porti via? Non io ho capito carta e penna. Ma cosa state bofonchiando voi altre due? Lo sai che stamattina mi sono svegliato con una mensa idea di chiamarti per telefono? Ah sì? A me? Sì, perché c'era una tale bella giornata di sole che mi è venuta voglia di fare un bel giretto con quella tua macchina sportiva là. Ben volentieri, la Morgan qua sotto. Ma che Morgan? No, l'altra! Ma che hai comprato a Londra che hai pagato 1,5 miliardi? La Maserati A6 GCS, quella che portava Fangio? Esatto. Ma quella... mi è appena arrivata, non l'ho provata nemmeno io. Avevo capito, allora se le cose sono così, arrivederci e grazie. Un gomerino, dai, non te la prendere.
Ho un'idea. Sai cosa faccio? Appena avrò fatto registrare, la porto qui e ti faccio fare un bel giretto nel parco, eh? Un giretto nel parco? Ma tu sei matto? Io la voglio provare per corso misto, su e giù per la ruta, avanti e indietro. Oh, no, guarda, tu sei pazzo, guarda. Come hai detto? Cosa ho detto? Pazzo. E io aggiungo anche uno stupido ignorante, egoista. E tu sei... Dai, carità, non fare ciò. Mosca, sì, accompagna il signore alla porta. Ma allora, Ugo Maria, dai. Dico. Il 54, Rossellini, si è fatto le mille miglia. È un pezzo da museo. Ho detto fuori! Allora vado. Usami. Ciao, tanto poi ti passa, eh? È difficile dirlo. Come sarebbe difficile? Potrei dire che sta bene o potrei dire che sta male. Ma insomma, sta bene o sta male? Come dico, sbaglio. Ma cosa vuol dire? È una malattia strana, eh. Ora sta su, ora sta giù, una volta pare che, una volta non pare. Ora sta male, ora sta bene. Ecco, ora sta male. Posso? Prego. C'è il signor Corvino. È venuto a trovarla. Lo riconosce? Il cavaliere dove guarda? Guardi qui, qui. No, sta qui. Sono qua. Oh, già, Ugo, caro. Sono io, Ciro Tuo. Come stai? Ah, sì. Che cos'è? Per me? Ah, è per me? E che cosa sarà? Saranno le sue ultime volontà. Ah, sì? Scusa, Ugo. Ecco, un attimo solo, scusa. Che dice? Che dice, è una comunicazione giudiziaria. È accusato di aver inquinato un tratto di mare davanti a Porto Venere. Gesù. È grave? Ma è grave più per me che per lui. Adesso io come faccio? Scusa, Ugo. Ugo Maria, mi senti? Vedi, io non posso più chiedere nulla a mia moglie. Sapessi quello che ha dovuto fare per il tuo condono edilizio, ti ricordi? Poveraccia, anche lei ha le mani legate. Come faccio? Che cosa dici? Come? Cerco di leggere dalle labbra perché non capisco. Disonore? Un processo disonore. Ah, ecco. Il processo. Un culo. Chi? Anche mi pare così d'aver intuito, sì, che sarebbe peggio per lei se non lo aiuta, eh? Ah, sì, certo. Insomma, lei sarebbe... Vabbè, io cerco di fare quello che posso. Non ti prometto nulla, ma vediamo. Va bene? D'accordo? No! Che cosa? Vuoi dire, ti dirò, sì. Mosca, dammi una mano. Io? È una questione d'affetto. Sì, sì, grazie, Mosca. Ci penso io, vieni. Che è? Un po' di disco, ma ti diamo. No, no, è così. Ah sì, così, ecco. Ecco, così va, va bene. No. Che c'è? Ha freddo? Hai freddo? Non so cosa posso fare. Chi? Un cappello. Sotto al materasso. Sotto al letto. Ah, sì, beh, prendilo. No, no. Prendimelo. Io? Sì. Va bene, va bene. Come glielo prendo io, almeno? Aspetta, aspetta. Sì, di che colore? Però, aspetta. Mi piace. Io lo visto. Vedi? Sì. L'ho preso. No. Adesso. Me la faccio io. Adesso. Eccolo qua, il cappello. Ecco così. Però... Così? Va bene, bene, Ugo. Allora, io vado, eh. Prima vado e prima faccio, capisci? Sei tranquillo, Ugo. Prego. Arrivederci. Grazie, dottore. Ciao.
Se mi stai tranquillo, ci faccio io. Mi scusi, signora. Mi scusi, ma non ce la faccio a trattenermi. Complimenti, è stato geniale, bravissimo. Ma come ha fatto i due vicini del naso? Ma sono puttani. Le spalle. L'imbecille. La discorso. E quell'altro che gli faceva su, che questo? Che tipo? Però, signore, che razza di amici che si è scelto? Lo so, scusi, mi corrispondono, sono come me, però li ho provocati io. Ma perché? Perché tu ti sei reso conto di quanto comico sia lo spettacolo dell'ingordigia umana. Ah, su questo non c'è dubbio. È la cosa che mi fa più morire da ridere a me. Guarda, è stato assolutamente irresistibile. Ma dimmi un po' tu. Sì. Ma tu ti vuoi divertire con me o no? E come no? Poi in due si ride meglio. Esatto, altro che meglio. Anzi, se io fossi lei, ci darei più dentro. Ancora di più? Ecco. Una mezza idea ce l'avrei. Sconcio grande è del signor Volpone, quello piccolo è... So benissimo di chi sono. Lo sconcio grande è che non vedo molte. Vuole che la faccia anche a... Oppure chiudiamo un occhio. De Rossi, lei vuole il turno di domenica? No, signore. Allora, se mio marito parcheggia in divieto, paga la multa come tutti, chiaro? Sì, signore. Come mai qui? Che è successo? Molto bene. Finalmente l'hanno beccato. Beh, non dire così, Francesca. Questa volta sta proprio per morire, sai. Sta per morire. E a te dei gabbiani che muoiono a migliaia... Non te ne importa niente. Vabbè, i gabbiani non lasciano niente a nessuno. Cinismo da 4 soldi. Ma quelli 4 soldi sono centinaia di miliardi, Francesca. Basta, Ciro, non ti posso sentir parlare così. Avanti. Signor Sindaco, di là ci sono già tutti. Arrivo subito. Sì, Francesca, ti prego. Questa è proprio l'ultima volta. Praticamente è già morto. E la macchina? Mi scusi, signor notaio, se non le dispiace fare 2 passi a piedi, perché sa, è macchina larga, strade strette. Finché non mi ci impratichisco, non gliela vorrei grattugiare. E dove l'ha lasciata? In piazza, davanti al comune. Sbrighiamoci, giovanotto, perché stamattina ho un rogito. Mi dispiace, è terribile. E a lei dove le piglia? A me mi piglia qua, sa? Alla ma bocca dello stomaco. Il rogito. Devo essere in studio a mezzogiorno in punto. Ci sarà. Signor notaio, scusi, dove va? Tagliamo di qua. Ma che tagliamo? Di là è più lunga. Lei c'ha la strada sua, ma è meglio la mia. Venga, per di qua. Va bene, basta che ci sbrighiamo. Sì, vedrà che si troverà meglio anche lei. Senta, posso telefonare? Prego, si accomodi. Esatto, ci ho rinunciato e l'ho lasciato a lui. Va bene? Ciao. Sì? Raffaele, sei tu? Senti, Ugo Maria ha fatto chiamare il notaio. Che segno è secondo te, buono o cattivo? Buono. Buono, Eliana, segno buonissimo. E tuo marito è un genio. Proprio stamani gli ho lasciato il bacino per riparare Volpe Quarta.
Sì, è uno scherzetto che mi è costato 50 milioni, ma ne valeva la pena. Ah, sì? E allora posso fare un peccatuccio? Eliana, comprati quello che vuoi. Ma chetati! Imbecille, te e il tuo papà. €18.013.500. 18 milioni... Arrotondo. A 19 se vuole. 18. Non me lo chieda, sia buono. Che poi mi fa ballare tutta la contabilità. E poi le ho regalato anche la pelle di Dai. E vabbè. A 19 non balla. E a 18 balla. Lo vogliamo capire, che offerta. Andiamo, per Dio. Appunto, signor notaio, bene, voglio convincere il signor Polpone a comprare un'utilitaria di queste qui, così la prossima volta venga a pigliarla direttamente sotto al portone. Perché? Quante volte vuol venire a prendere? E chi lo sa? Spicciamoci, giovanotto. Minutino. Sì, bella, beh, così, ecco. Oh, che bel musetto che hai. Sorridi, ecco, sorridi, brava. Bella, così. Oh, brava. Sempre qui a giocare. Oh. Sto facendo le foto per la tua top, no? Sì, ma lo so io quando arriva la bolletta. Uffa. Cos'è successo veramente stamattina, eh? Quando, scusa, dove? Ti riferisci da Ugo Maria? Da Ugo Maria ti riferisci, eh? Certo. Non è successo niente, tutto normale, eh. Ma perché me lo chiedi adesso, scusa? Perché è passato il nuovo cameriere di Ugo Maria. E allora? Andava alla villa col notaio. Oh, ha chiamato il notaio? Oddio. Perché dice Dio? Eh? Cos'è successo? Niente. Come niente? Cos'è successo? Non è successo, ti giuro, non è successo niente. Lui ti ha chiesto qualcosa e tu gli hai detto di no, eh? Marta, per favore, amore mio, ascoltami. Sai cosa mi ha chiesto? Sai cosa mi ha chiesto? Ma che sti presto questa, ma che sti presto? Mi do una macchina che a me costa 1,5 miliardi. La mia macchina, non gliela do, non gliela do, non gliela do, hai capito? Mi avevi detto 1,1 miliardi. Beh, ho arrotondato, no? Con tutte queste pazzie, se Ugo Maria ci toglie dal testamento, siamo col culo per terra! E allora che facciamo, eh? T'ha chiesto la macchina e tu dagliela, no? Che ti costa? Dagliela, te l'ha chiesta! Mai! Ah no, eh? E io te la spago! Non lo fare, non lo fare! Cosa ho fatto? Sei ancora qui? Sì, sono ancora qui. E non me ne vado, non me ne posso andare. A costo di mettere una branda e dormire qui come uno sfollato, finché non mi prometti di intervenire. Capire che ho addosso gli occhi di tutti. Per una faccenda di inquinamento come questa, i verdi mi sbranerebbero. I verdi? Ma sono quattro gatti. Ma è la mia coscienza, allora? Ma cosa credi? Che erano tutte bugie quelle che ho detto in campagna elettorale? No. E le promesse che ho fatto, gli impegni che ho preso coi cittadini? Ah, oh, appunto. Io non sono un cittadino, anzi, come tuo marito, sono il primo cittadino. E poi dico, non conto più nulla per te, lo sai che ti amo. Ma cosa c'entra anch'io? E allora, aiutami. E tu rispettami. È l'ultima volta, giuro, eh? Guarda che ti ho fatto mettere la multa. Anche? Va bene, allora dovrai darmi i soldi, perché io non ho una lira. Ecco come sono ridotto. Il principe consorte, un parassita. Ma cos'altro succede? Non lo so. Eccomi. Hai visto? Chi è? È il nuovo cameriere di Volpone. E quello è il notaio. Ha mandato a chiamare il notaio e io gli ho fatto un torto, gli ho fatto. No, anzi, la chiamavo proprio perché volevo conciliare. Ma non si concilia più da 20 anni, si paga l'ufficio postale. Mi scusi, io l'ultima multa l'ho presa nel 68, sa. Andiamo, circolare, per favore, circolare. No, no, lasciala aperta. Forse è meglio che mi butto di sotto.
gentile notaio. Ah, grazie a Dio. Stai facendo? Invece del brodo vegetale, gli preparo la torta pasqualina. Lui ne va pazzo. Ah, sì? E allora io gli ricambio le lenzuola. Pronto, Casa Volpone, chi parla? Ah, signor Corvino, è lei. Buongiorno. Non lo so, temo che sia difficile perché si è chiuso in biblioteca col notaio. Ma santissimo Dio, ma è tutto fatto, ti dico, è risolto. Sì, mia moglie ha provveduto e bisogna che lui lo sappia subito. E tu entra con una scusa per glielo dire, no? Bene, bene. Non lo so, adesso vediamo. Ci provo, Non prometto niente. Sì, mi aspetti un attimo in linea. Signor Popone? Ecco fatto, tutto a posto. Gliel'ho detto, visto? Sì, ha detto bene, anzi, benissimo. Però è stato contento. Sì, ha detto caro Ciro. Ha detto caro, sì. Ma quante volte l'ha detto caro? Come? No, una volta sola, l'ha detto una volta sola. Ah, era contento? Sì. Mi scusi, adesso la devo lasciare perché non sento niente. Arrivederci, buongiorno. Silenzio, che diavolo succede? La senti la musica? Se esci, ti faccio fare il giretto. E spegni quel motore, capivo? Sto dettando. Cose delicate. Scusaci, Ugo, volevamo... Allora, te la riporto un'altra volta? No, lasciala lì. La lascio qui, ma... Lì. Se fossi lei, eviterei di contrariarlo, non dico altro. Buongiorno. Buongiorno. Fai come ti ha detto Ugo Maria, lasciala qui. Lasciarla qui? Ma dove? C'è la rimessa. La rimessa? Ma siamo matti con tutti quegli spifferi, la polvere, l'umidità, no. La rimessa no. Ci vorrebbe una campana di vetro, ma chi ce la dà? Ernesto, lasciala qui. So io dove. Non vi preoccupate, so sì. Io. È tanto, sta scrivendo? È abbastanza, sento che vada la macchina con tutto. Sai, ci siamo, questa. E questo? Chissà. Signor Volpone... Dove la metto? Poggiala lì, grazie. Con permesso, signore, vado a parcheggiare la nave. Senta, le do 50.000 se mi fa leggere il biglietto. Ma è chiuso? Ma io non le ho mica detto che era aperto. Mi ridia le 50.000. Ma una volta non mi mandavano aperto. Era pure più elegante. È tutto sistemato. Ah, bene. Le chiamo un taxi, dottore. Magari, grazie. Ma quale taxi? Quattro passi non hanno mai fatto male a nessuno. Quattro passi? Ma come, signora? Sono 4 chilometri. Sì, e poi? Fiori, a chi le manda? Prego. Il bacino di carenaggio è truco. Non è di lei l'affetto, Raffaele. E ha anche telefonato il signor Corvino. Ha parlato con sua moglie. Per la questione dell'inquinamento possiamo stare tranquilli. Può stare tranquillo. E non è tutto. Se il signore ha la bontà di seguirmi, venga. Beh, meglio di così. Ha visto? Io trovo che quell'idea di agitare il notaio prima dell'uso... Ha funzionato, eh? Bravo, Mosca. Veramente, eh? Grazie. Complimenti. Complimenti, non me l'aspettavo. Molto gentile. E il signore crede che possiamo dare inizio alla fase 2? Tu cosa ne pensi? È tutto pronto. Aspettano solo una mia telefonata. E per entrare in questa trappola maledetta come si fa? Che mi consenta. Ecco. Ah, le chiavi! Quali chiavi? Le chiavi della macchina. Quel fiodanami... Il signor Corbaccio ha dimenticato di lasciarle le chiavi. Non ti preoccupare. Se le darà... Ce le darai come?
Quando? Quando è successo? Appena fatto testamento. E l'ha fatto? Sì, credo, non so perché. Insomma, appena andato via il notaio. Un crollo. Vedeste che spettacolo, all'improvviso ha cominciato a gonfiarsi. Sempre di più, sempre di più, sempre di più. Dico, questo non si ferma, questo mi scoppia. Invece poi all'improvviso si è stabilizzato. Sì. La idropisia. Ma viene così all'improvviso, viene. A lui sì, sarà idropisia improvvisa. E poi... Un Mosca? Sì. Noi andiamo. Sì, ci vediamo domani. Ma perbacco, perché non ha detto subito? Fare una telefonatina. Chiamo il sindaco. No, no. Sempre. Sì, sì, fermati qui all'angolo che siamo arrivati. Sì, signore. Chiamare tutti i dottori, vanno a prendere uno all'aeroporto, metterli a consulto. È fortuna che odiava i medici, me ne ha fatti chiamare 200. Cioè, cosa hanno detto? Che bisognava immediatamente ricoverarlo in questa clinica svizzera. E quindi organizza il viaggio, insomma, appena ho potuto vi ho chiamato. Sì, ma il dottore gli avrà fatto una diagnosi? No, gli ha fatto un'iniezione, subito. E dopo gli hanno fatto anche le lastre. Vi faccio vedere. Vedono. Vedete? Vedete questa macchiolina nera qui? La parte malata. No, la parte sana. Sì, signore. Senti, ma tu sei sicuro che abbia fatto testamento? Sì, 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 signore. Perché? Perché sei sicuro? Eri presente? Sì e no. Insomma, entravo e uscivo. Una volta mi ci ha mandato anche lei quando ha telefonato. Tu hai telefonato? Ah, ma io non ho mai telefonato, scusa. Ah, già, è vero, mi scusi. È stata una giornata così piena che... È vero, lei non ha telefonato lui? No, lui è stato... Lei è venuto con i fiori? Come? Ma sei venuto tu? State geniale, sembrano geniale. È vero, mi scusi. È vero, mi scusi, a mandare i fiori è stato lei. Ma che fiori, era una marchettina di... Insomma, parliamo di cose serie. Andiamo, lasciamo perdere i fiori. Piuttosto, a forza di entrare e uscire, hai sentito qualcosa, no? Sì, ho sentito che dettava al notaio queste parole. Pertanto, per tutte le sopra elencate ragioni, ho deciso di lasciare la mia intera e indivisa proprietà. Indivisa? Indivisa. Sì, sì, ha detto indivisa, intera e indivisa proprietà, al mio carissimo e fraterno amico... Amico? Amico. Non si sa, perché a questo punto mi ha cacciato fuori. Ma ha detto fraterno amico? Oppure per fraterni amici? Amico, sì, amico, sì, amico, amico, ma è chiarissimo, è singolare, intera e indivisa, è singolare. Ha detto intera e indivisa? Sì, sì. Senti, per scusa, no, scusa, Che Dio ti benedica, Mosca.
Mosca, questi sono per te. Grazie. È un milione, eh? Mille grazie. Dove... dov'è il testamento? Dal notaio. In casa ci deve essere una coppia. Non lo so. E allora perché hai guardato quel segretario? Chi? Io? T'ho visto. Quale? Andiamo. Quale segretario? Togliti da lì. Vogliamo darti solo un'occhiatina. Dobbiamo sapere il nome dell'amico. Ma tanto no, qui non c'è. Comunque il cassetto di mezzo è chiuso a chiave. Lo sapevo. Meglio che me ne vado perché io mi conosco. Non sono capace di tenermi in cesso, poi dico troppo. Grazie. È meglio che vada. Sì, meglio. Poi io? Sì? Non voglio vedere, non voglio sapere. Preferisco ridarvi mezzo milione, ma rimanere fuori da questa faccenda. Scusa, Mosca, tieni i soldi, basta che te ne vai. Grazie, al di fuori. Ecco. Mosca? Sì, sì. Questa è la crema della vernice della Maserati. Ne va data ogni 24 ore. Mi raccomando, eh? Proprio quello che ci voleva. Stia tranquillo, non si preoccupi, Sara. Ci conto, grazie. Prego. E le radiografie? Veramente, come sei esoso. E poi mi hai dato due scarte di magazzino. Avevo chiesto un cuore, mi hai portato un fegato. Meno male che non se ne sono accorto. Vabbè, vabbè, ma mica è facile, eh? Vabbè. Ecco, adesso andare, via. Per quell'altra cosa, vi telefono io. Per intanto, zitti e Mosca. Andate. Che buonanotte, signore. Adesso prova. Sì, sì. Viene. Eccolo. Ma è chiusa. Merda. Senza voi. È stato un errore questo. Come fanno adesso ad aprirla? È mamma. Strapparla. No, strapparla. I soffimici, il vapore della macchina. Sì, bella idea. Sì. Eccolo. Visto? Bravo Mosca. Complimenti. Grazie, signore. Posso? La ringrazio molto. Gira. Sì, cosa. Oh, vi faccio una proposta, eh? Qualunque sia il nome, dividiamo per tre, d'accordo? Io ci sto. Però vorrei sentire un attimo mia moglie. No, è inutile. Tanto io non ci sto. Ma perché? Ma ce n'è abbastanza per tutte e tre. Certo. Rispettiamo le volontà del morto. L'hanno già seppellita. E non sanno che meno ammassare pure la bomba atomica. Ah già, è vero. Perché, cioè, complimenti. Non gliel'ho detto prima perché... Ma veramente è proprio un bel bunker. Accidenti. Messo su bene. Ah, ecco il bunker, eh. Però oggi se uno non c'ha un bunker... Comunque, ora che l'ho visto, commendatore, sono molto più tranquillo per lei, visto che deve stare qui in Svizzera tutti questi giorni. Giorni? Io non posso sopravvivere anche anni. Bene, così se scoppia una guerra, chi ci ammazza a noi due? Due. Perché se dovesse succedere, lei non mi ci farebbe venire qui? Impossibile, questo è un modello monoposto. Sito all'aperta. Bene. Io sottoscritto Ugo Maria Volpone, nato a Genova, cioè, davanti all'hotel Coletti. Sì, va bene, veramente. Vai in fondo, vai al nome. Sì, al nome, in fondo. Vai in fondo, no? Lascia al mio carissimo e fraterno. Fraterno, su. Fraterno. Fraterno. Amico. Amico.
Puntini, puntini, puntini. Ma come puntini, puntini, puntini? Puntini, puntini. Ha lasciato il nome in bianco. Ancora non si è deciso. Che essere schifoso. Speriamo che crei. No, ma che crei? No, prima deve mettere il nome. E ora? E ora che si fa? Che si fa? Che si fa? Ora siamo nelle mani di Dio. No, no. Siamo nelle mani di un chirurgo svizzero. Certo. Tre succi. Mosca, te lo giuro, questa è una delle più belle giornate della mia vita. Grazie, te lo caperà tutte. Vieni a vedere, la bandiera è annesata. È morto. Senza testamento. Ci ha fregati tutti. Buongiorno a tutti. È successo qualcosa? Mosca, ma ce lo devi dire tu quello che è successo. Mosca, per Dio, il portone è mezzo chiuso. Ah, stavo dando un'oliatina alla... E la bandiera mezz'asta. Ah, mi scusino, sì, mi si è inceppato il meccanismo. Lo devo sbrogliare. Ah, ma allora non è morto? No, anzi, lo operano oggi, il primario. Professore, ma così ci fai venire un infarto tu. Oh Mosca, non ci siamo mica tempo da perdere noi. O si muore o non si muore. Cazzo, mamma mia, tutta colpa di mia moglie. Buono sto pollettino. Primo, fa schifo, manca di sale ed è mal cotto. Secondo, non è ruspante. Terzo, non è nemmeno un pollo, ma è una vecchia gallina. Non ti intendi né di polli né di navi. Papà, abbi un po' di ritegno almeno davanti ai ragazzi. Ma i ragazzi già lo sanno che lui è un Belin. Non è più un segreto per nessuno. Stellin, non farci caso. Le antenne, non ragiona. C'è il cameriere del signor Volpone. Non lo sa quest'altro Belin che nelle case della gente civile a quest'ora si mangia? Male, ma si mangia. Digli di ripassare. Non diciamo bischerate. Digli che vengo subito. Il cameriere di Volpone, deve esserci qualcosa. Deve essere successo qualcosa in Svizzera. Sei scusa. Un servo, anche te. Un servo Belin. Muore tanta brava gente. È tornato ieri sera, ma... l'hanno aperto e richiuso. E avrà per poche settimane, forse addirittura è questione di giorni. Ha chiamato il notaio. Io sono subito corso qui da lei perché sono preoccupato. Perché? Temo che... Posso parlare? Temo che il signor Volpone abbia un amante. Un amante? Un amante? Sì. Stanotte, durante il sonno, perché lui ha un sonno agitato, delira, parla, ha un sonno agitato, emette aria, tanta. Alle volte... Mosca, ho capito. Sì, ho capito. Sì. Non divaghiamo. No. Dove ero rimasto? Durante il sonno. Sì, mormorava e invocava dolcemente un nome. Luisa. Son felice. Luisa, son felice, dice. Luisa, son felice. No! La conosci?
Se la conosco. Vede? Se la conosco. Quel vecchio imbecille. Chi viene a permesso di alzarvi da tavola? Tornate a tavola. Andate a tavola con nonnino. Anche te, Eliana. Vai a tenere compagnia al tuo babbino. Il tuo babbino. Vai. Quel vecchio imbecille. Chi? Mio suocero, no? Quel vecchio imbecille l'ha sottratta a Volpone 10 anni fa a colpi di miliardi. La comprò? Sì, a un'asta. La signora Luisa. Non è una signora. Lo credo. Una che si fa mettere all'asta, con rispetto parlando, altro che signora, un fior di mignottone. Mosca, lei è una nave. Mosca, lei è una nave. Luisa San Felice, l'ammiraglia della mia flotta. Lo sospettavo. Volpone l'ha sempre desiderata follemente. Questa non ce l'ha mai perdonata, lo sapevo. E ora la sconto io. Si vede che gli è rimasta qui. Questa me la fa pagare. A meno che gliela regali. Ma che siamo pazzi? Oh Mosca, ma che siamo pazzi? La Luisa San Felice da sola è il 40% del valore della mia flotta. Se la do via per niente, praticamente sono rovinato. Rovinato? Per qualche settimana, qualche giorno forse. Lei gliela dà e poi se la ripiglia con l'eredità. Ah già. Tanto sta per morire. E le pare che dopo un tale gesto di generosità il signor Volpone al posto di puntini puntini non scriva il suo nome? Non lo so, non lo so, ci devo pensare, perché è una decisione troppo delicata da prendere. Poi devo consultare i miei, l'imbecille. Ma non faccia passare troppo tempo, perché anche domani potrebbe essere tardi. Buongiorno, dottore. Oh, novità? Sì. Dimmi. Sì. Le devo parlare un po' più da vicino. Sì, è una cosa delicata. Ah, sì? Sì. Dunque, proprio sotto al fuoco nemico? Ma che fuoco? No? Beh, le palle. Ah, beh, vabbè, d'accordo, vieni. Vieni. Grazie. Andiamo più qua. Mia moglie. Oh, santo. Ma cosa vuole ancora da mia moglie? No, no, niente. Niente, niente di politico, né condoni, né inquinamenti, insomma, niente di intrallazzoso. Ah, meno male. Beh, meno male che da vedere. È qualcosa di più delicato, però anche poetico, volendo. Non capisco, insomma, ti vuoi spiegare che cosa vuole? Vuole? È innamorato di sua moglie. Che? Non mi dica che non se ne è accorto. Ugo Maria è innamorato di Francesca. Anni. Ma sei una bambina. Mi ha detto che sono anni. Anni, non so, a meno che non voglia lasciare erede lei. Vabbè, per me sarebbe lo stesso, abbiamo i beni in comune. Lo so che per lei sarebbe lo stesso, però è qualcosa di diverso, insomma. Cioè? È che lui... Vorrebbe. Insomma, gli piacerebbe. Gli piacerebbe. Gli piacerebbe. Ma come ti permetti? Io? Lui. E come si permette lui? Perché, vede, dottore, io penso che uno da 100 miliardi in su crede di potersi permettere tutto. Ah, crede! Sì, allora lo sai che cosa ti dico io? Lo sai che cosa ti dico? Che io i suoi miliardi, io me li... Se li prenda. Me li prendo? Mi dia retta. Ma poi cosa vuole che sia? Diciamoci la verità, con un uomo in quelle condizioni, tutt'al più gli chiederà di sfiorarle la mano. Lui dice notte d'amore. Notte d'amore? Sì, ma in realtà è come fare la veglia a un moribondo. Vabbè, insomma... Io sono qui. Sono qui, dottore. Sì. Sono qui... Soprattutto perché sento il dovere di dirle che il signor Voltore... Voltore? Sì, lui.
Beh? Sta preparando le carte per dargli la Luisa San Felice. Ah, gli regala l'ammiraglia. Certo, perché poi è certo e sicuro di riprendersela indietro con l'eredità. Allora, sì. Se lui gli dà la Luisa, noi gli diamo la Francesca e rimaniamo in gara. Sì, soltanto che lui si riprende l'ammiraglia intatta. E noi ci riprendiamo la moglie. E io mi riprendo la moglie infangata. Il fine giustifica i mezzi. Taverna. Anche ammesso. Se io... Bisogna che sia d'accordo anche lei. E beh, per forza. E chi glielo dice a Francesca? Se glielo dico io mi sputa in faccia, avrebbe anche ragione. No, non glielo deve mica dire lei. No. No, sarebbe un errore gravissimo da principianti. E allora come... Ci penso io. Mi lasci l'ora. Ecco il suo. Per questa santa unzione e la sua pieissima misericordia ti aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Amen. E sollevandoti dai peccati ti salvi e con la sua bontà ti sollevi. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen. Grazie, Signore. Allora? Stia tranquillo. Mi ha confermato che si ricorderà della parrocchia nel testamento. Grazie. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Conosco la strada. Prego. Tocca a voi. Ci sono i signori Voltore? No. Ah, sono molto contento di vedervi. No. Sì, scusi. Sì. Sì. Non ho capito. Mi ripete, per favore. Sì. Sì, subito. Vorrebbe vedere l'atto di donazione. Certo, certo. Grazie. Sì, scusi. È presbite. Bene. Ha detto che va bene così. Se vogliamo passare alle firme. Certo, beh, certo. Venga le firme. Lo vedi? Sta per morire. Si sa come detto. No, grazie. Sì, subito. Ma col notaio stiamo tranquilli. Sì, ha detto che viene domani. Ah. Sì, firma, firma. No, stai tranquillo. Ha fatto proprio bene, sa? Per il notaio non si preoccupi, l'ha prenotato per domani. Scusi. Dottore, se mi dà una mano per tirarlo su, signora, venga anche lei. Certo. Dottoressa, venga anche lei, sì. Venga anche lei. Non lo so. Ecco, spinga, dottoressa. Io contento. Bravo. Dottore. Ecco. Deve firmare. Qui. Ecco. Fatto. Un momento. È un cognome lungo. Oh. Fatto. Sì, molla! Piano. Sì. Ha detto che vi è molto grato. E che davvero non se l'aspettava. Ora io però suggerirei di lasciarlo solo perché ha avuto una giornata, sa, prima il contratto, la firma e poi l'estrema unzione. È giusto, sono fatiche. Che regalo. Andiamo. Forza, Eliana, andiamo. Ma io ho sentito ridere. Fammi piacere. Eppure... Ho sentito ridere. Tu c'ha le voci come Lavoretti.
O questo? Avremmo fatto bene. Spero che lei si renda conto della mia situazione. Non mi sono mai sentita così umiliata in tutta la mia vita. Quindi capirà l'importanza di quello che le chiedo. Sì, certo. Mio marito è d'accordo con lei in questo mercato? Ma no, assolutamente, suo marito non... Sia sincero. Se per poco non mi ammazza a racchettate. Me lo giuri? Sì, glielo giuro. Glielo giuro, sì. Su che glielo giuro? Glielo giuro su... Ah, sulla bandiera, ecco. Glielo giuro sul tricolore. Adesso mi crederà. Suo marito non lo sa neanche che io sono venuto qua. Ma si è reso conto che così rischia di perdere tutto? E come no? E sa cosa mi ha detto? Che lui i miliardi di Volpone se li sba... E non vado avanti per decenza, perché lei è una signora, signor sindaco, ma è stato alquanto volgare anziché no. Ah, sì? Sì. Solo che... La posta è così alta che ho voluto che lei lo sapesse. È la diretta interessata. A me dare un calcio a una fortuna così mi sembra pure immorale. Ah, perché invece le sembra morale questa proposta oscena che mi è venuto a fare? Ah sì? Ah sì? Perché se lei ci pensa bene, questo sarebbe un atto di pietà verso un moribondo, un gesto d'amore verso suo marito e anche qualcosa di altamente civico per la sua città e la cittadinanza tutta. E cioè? Ma ci pensi bene, ci pensi cosa potrebbe fare un giovane sindaco d'assalto come lei con tutti quei soldi a disposizione. Donazioni agli ospedali, agli ospizi per i vecchi, agli asili nido, scuole materne, tangenziali, quadrifogli, depuratori, zone verdi, zone blu, zone gialle, chi più ne ha più ne metta. A quale prezzo? Non esageriamo, ma che cosa le potrà chiedere mai? Si tratta di un moribondo. Sta tirando le cuoia. Quello sta più di qua che di là. Vogliamo fare l'ipotesi peggiore, ma proprio che gli dice male male. Le può chiedere di tirare un po' sulle gonne per fargli vedere le gambe. La roba da anni 50. Volete di mezzo, ci ho chiamato sotto! Volete di mezzo! Che ragioni un attimo! Ma ragioni! Ma cosa gli racconta sua moglie quando lo vede tornare a casa con la macchina? Che non mi ha fatto neanche parlare. La macchina lei non gliela vuole regalare e va bene. Ma io sento il dovere di avvisarla che il dottor Voltore gli fa dono della sua ammiraglia. La sono felice? Sì. E il signor Corvino, rimanga fra noi, gli darà per una notte il sindaco. Gli dà Francesca? Sua moglie. Ah, ma allora la moglie gliela potrei dare anch'io per una notte, per due, per tre, per signor, per quanto... Signor Meraviglio, è come se lei invece che della Maserati gli desse una 600. Ma allora vedi che non c'ho nessuna speranza. Uno gli dà una ammiraglia, l'altro gli dà un sindaco. Io che gli do? Una macchinetta. No, è inutile. Me la tengo io. Errore. Perché il signor Volpone non giudica mica dal valore intrinseco dell'oggetto donato, no, ma dal valore affettivo. E poi guardi, la Luisa San Felice è la riparazione di un torto, sì, di un vecchio torto che gli avevano fatto perché, come lei ben sa, gliel'avevano fregata a un'asta, no? E in quanto alla questione del sindaco, il signor Corvino non ci fa una gran bella figura. Moralmente lo ha già condannato. Il suo, invece, sarebbe un gesto purissimo. Sacrificare. Mosca? Sì? Al telefono, è urgente. Vengo subito.
Grazie. Ci pensi. Ah, questa volta la chiave la lasci. Sì, allora eccolo che arriva, eh? Sì, ecco. Pronto? Chi è? Musca. Ah, Clemente, sei tu, dimmi. Musca. Sì, oh, scusa un attimo. Che guarda c'è? Che lo dico a mio marito, ecco. No, per carità, quello qui è furbicione. Eh? No, non dicevo a te. Sì. Come? Ah, bene. Sì, penso. Ma così a occhio e croce non saprei. Vabbè, meglio che vada a controllare, eh? Aspetta un attimo al telefono, eh? Scusa. Appunto, eh. Oddio. Chi è? Mamma, dammi. Tutto bene. Ci facevi con quel metro? Un momento, scusi. Pronto? Sì. Sì, sì. Sì, ci siamo quasi. Può andare. Aggiudicato. No. D'accordo? Buongiorno. E allora? Mi avvantaggiamo addirittura. Certo. Voi non lo sapete quanto è capriccioso. E un giorno mi dice che vuole essere cremato. L'altro giorno mi dice che vuole invece la bara di un legno che deve venire dal Ghana. Sono problemini, perché siamo agli sgoccioli. Buongiorno. Buongiorno, dottore. Prego. Saremmo arrivati. Oddio, ma che è svenuta? Oh! Mi scusi, signora. Non volevo. È stato fortuito. Venga. Leggerissimamente meglio. Sì, ma lui non se n'è neanche accorto. Pronta? Vado. Prego, signore. Che fatica. Sti politici. Se c'è 80 a morire, povero Blair. Sono io. Ah, grazie, Francesca. Sei tu? Vieni. Avvicinati. Non doveva venire qui. Se sua moglie la vede, lei dovrebbe essere a Genova. Sì, ma non ce la facevo, Musca. Non reggo, non reggo, è più forte di me. E vabbè, allora vada su e se la riprenda.
Dici, sarò ancora in tempo. Sì, sì, è salita adesso. Ma è l'eredità? Pazienza. Come sei bella, Francesca. Fatti vedere un po' meglio. Tirati un po' sulla gonna. Dai, senza paura. Ancora. Dai. Ancora. Ancora un po'. Adesso avvicinati. Grazie di essere venuta. Come sei bella. Come sei stata carina a venirmi a te a trovare. Io voglio accarezzare questa tua bella mano qui. Sei stata veramente... carina! A trovare. Costringerla a fare una cosa che se uno non ce la fa, non ce la fa. Non ce la fa. Uno ce la fa, se vuole ce la fa. Solo che ha bisogno di aiuto, capisci? Aiutami, Mosca. Impediscimi di andare su a fare una strage. Mi dica, non mi permetto. Io non mi permetterei mai. Questa è una cosa che riguarda lei. Se ce la fa, ce la fa. Se non ce la fa, pazienza. Dimmi che non è il caso. Non è il caso. Oh, mai convinto. Non è il caso, ero pazzo. Io. In fondo questi sono scorie di antichi moralismi. Ma sì, sia moderno. E poi sono un sacco solo. Vabbè, a parte... Ma che cosa è stato? È caduto dal letto. Epilessia. Anche l'epilessia. Nelle ultime ore ha avuto diversi attacchi. Ma Francesca non si spaventerà. No, è una donna forte. E poi non dimentichiamoci che è un sindaco. Ah beh sì, questo... Queste sono le molle del letto, però, eh. Lo culla. Deve aver capito subito che è l'unico sistema per placare gli spasimi. Certo che lo culla forte. Anch'io direi che così. Senti, un altro attacco. No, ma questa è asma. Sì, ecco cos'è. Però tanto più di due o tre attacchi non può avere, no? Ce l'ha mai. Forse adesso è meglio che lei vada. Sì, le vorrei bere un... forse mi fa bene bere un... Certo, sì, prego, sacco. Faccia come se fosse casa. Ah, sì. Sì, sì. Ecco, è proprio questo quello che... Desidera un sigaro? Sì, volentieri. Sono gli stessi che fuma il Cavalier Volpone. Conosco. Tanti anni ormai che... Sì, sono quelli. Se desidera qualcos'altro, non ha che da chiedere, perché qui lei è come se fosse il padrone. Certo, buone probabilità. Tutto a posto? Posso ritirarmi, dottore? Sì, caro. Vai. Grazie. Tutto come volevi tu. Io? Puoi stare tranquillo. Mi ha promesso che domani chiamerà il notaio. È pronta l'auto? Sì, signora. Guarda però che non mi è sembrato così moribondo come credi tu.
Ma perché non mi hai svegliato subito? Dormiva così bene. Pronto, Casa Volpone? Buongiorno, signora Corbaccio. È arrivata la voltura del contratto di assicurazione della Maserati. Ah, bene, è arrivata la voltura, bene. Io e mio marito volevamo passare verso sera a portarvela. Così facevamo anche un salutino a Ugo Maria. Stasera? No, la sera è meglio di no, non è in condizioni proprio di ricevere. Facciamo domani, sì. Domani mattina, alle 10. Domattina? Va bene anche domattina, certo. Alle 10. Bene. Buongiorno signora, saluti a suo marito, grazie, buongiorno. Ma siamo sicuri che viene anche Ernesto? Sì, sì, ha detto io e mio marito. È fatta. No, perché l'importante è che venga lui. Certo. Torni in posto punto ora. Prego. Scusi. Signore, è servito. 21 a 18. Poi là, non era abituato a perdere. Sai cosa ti dico? Comincia a provarci un po' di gusto. Prendimi la goccia. Sì. Vuoi stare calma, Marta? Zitto, che sto facendo i conti. Scusate il ritardo. Ho dovuto fargli 7 iniezioni. Non si sa più dove fargliele. Ha portato il contratto della voltura dell'assicurazione? Sì. Perché leva la mano? Senta, il passaggio di proprietà della macchina è stato fatto. Lei mi assicura che il testamento a nostro favore è stato firmato? No, io ho solo detto che davanti al vostro dono il signor Volpone, come prevedevo, mi ha mandato immediatamente a chiamare il notaio. Ma con l'occhio umido della commissione mi hai detto però... Occhio umido, questo lo confermo. Perbacco, vedi, allora è fatta. Allora se è fatta, perché gli dobbiamo regalare altri 24 milioni di assicurazioni? Ormai la macchina è sua, mi sembra giusto che ce li rimborsi, no? Per essere giusto, forse è giusto. Però è anche pericoloso. Perché sporcare per 24 soldi la purezza del vostro gesto? Vabbè, tanto qui è tutta un'emorragia. Stia tranquilla, signora, lasci fare. Una macchina, lo riconosco, la Maserati, lo riconosco dalla voce. E chi l'avrà messa in moto? Presto, di qua, dall'altra. Oddio, ma chi è che sta tirando la via Maserati? È lui, è Ugo Maria. È in delirio. Ugo Maria! Cosa è Maria, colpa Maria? Lei che moribondo? La miglioria della morte, il canto del cigno. Ma devo liberare, sono sicuro che adesso... Io intanto avvento la stradale. Oh, ma dove sarà andato? A destra o a sinistra? Mi sa a destra. Oddio, guarda lì. Attento al motociclo. San Cristoforo. Certo che la sta tirando parecchio, eh? Sicuramente avrà toccato i 200 in seconda. Ma cosa dici? Sei pazzo? Lascia i segni del passaggio. Per fortuna un accidente! Non c'è ripresa sta macchina, eh? Se non va a sbattere contro un muretto, non lo becchiamo mica.
Non lo dire neanche per scherzo. Dopo la macchina è sua, lei gliel'ha regalata. Uno con la macchina sua ci fa quello che gli pare. Ma deve tornare a me. La voglio intatta com'era. Vedrà, vedrà. Vedrà cosa? Vedrà che l'avrà. Oddio! Ma dove sta andando? È di sotto. Oddio! Fermi subito. Presto, scendiamo. Dio mio. Era una brava persona. Era unica. Non ce n'è un'altra. Unica. Unico prototipo di Maserati in vetrolegna. Ah, ecco, mi pareva. Non si può. Coraggio. Circolare, quello che sta circolare. È un parente. C'è la mano. Per favore, aspetta una cosa. Con i cuori esulcerati dal dolore per la incolmabile perdita, noi siamo qui riuniti per esaudire l'ultima volontà del nostro caro amico e fratello Ugo Maria. E affidiamo le sue care ceneri all'abbraccio del mare, che è sempre stato per lui una seconda casa e una seconda patria. Rimpiangeremo per sempre l'uomo buono, l'amico generoso e fedele, il sostegno dei nostri momenti più difficili e l'allegro compagno dei nostri momenti più lieti. Si faccia una ragione. Gomme nuove, fatte con la stessa lega di quello originale. Perché tu non ci hai lasciato e non ci lascerai mai finché un soffio di vita ci rimanga. Allora, se ti serve qualche cosa, noi siamo sempre lì in ospedale. Sempre, mo ci faccio la collezione. Questo è un articolo che non serve mica tutti i giorni. Comunque, va bene, adesso andate, eh. Arrivederci. Ma no, di qua, di là, uscite di là. Allora, mi chiamo io se serve. Aldo, Rosalba! Stanno arrivando! Vogliamo cominciare? Ci siamo tutti, mi pare, no? Ma sì, sì, cominciamo. Tanto io lo so come va a finire. Signorina, il verbale. Davanti a me, Muzio Coletti, notaio in Santa Margherita Ligure, sono qui convocati all'abitazione del Decuvius per sua espressa volontà a di 18 novembre 1987. Senta, signorina, sappiamo benissimo che giorno è oggi. Notaio, sia gentile, stringa. La mia moglie è sindaco, è attesa. Veramente non mi aspetta nessuno. Ho tutto il tempo che volete. Come voglio. Allora do lettura del testamento. Ecco, bravo. Io qui sottoscritto, Ugo Maria Volpone, nato a Genova il 3 febbraio 1932. Sì, lo sappiamo. Chi è il figliolo? Notaio, stringa. Veramente io non lo so. Mi farebbe piacere sapere. Comunque. Allora va direttamente ai miei punto. Vada. Ai miei cari e fedeli servitori Aldo Rosalba Marignano e Serse Tessari, lascio. Oh, mamma mia, i legati minori. Beh, scusi, i minori saranno per lei, ma per noi. Dica, ci lascia. Lascio la garanzia e la sicurezza dell'impiego. È mio vivo desiderio che essi rimangano in servizio in questa casa con immutato trattamento economico, impegnando il mio successore a ricordarli a sua volta nel suo testamento. Ma cosa vuol dire? Che dobbiamo aspettare che muoia il prossimo. Ci facciamo con questi, dopo te la presi. Che tardi.
alla parrocchia di San Gaudenzio in Santa Margherita Ligure. Uffa! Stia calmo, non è detto che questo sia un lascito minore. Prego, notaio. Alla parrocchia di San Gaudenzio in Santa Margherita Ligure lascio i due ex voto custoditi in biblioteca. E basta? Basta. Ecco, monsignore. Glieli incarto? Da uno che si fa cremare, cosa ti potevi aspettare? Siamo andato Gesù Cristo. Sempre, 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 sempre. Al mio fedele Bartolomeo Mosca. Oh, finalmente questo è l'ultimo. Vai. Intelligente e soave compagno dei miei ultimi giorni, lascio la mia intera e indivisa proprietà. Che cosa lascia? La mia intera e indivisa proprietà. E cosa ridi? A te. Sono soave. Sei un servo furbo, ecco quello che sei. Signora, non le permetto. Oh, madonnina. Non servo a me. Allora, io sono anche io, sono il padrone. Sono il padrone. Calma. Ernesto. Calma, signore. Il notaio è con regolare lettura. Se voi lo fate finire. Calma. State seduti. Con i legati in minuto. Ti lascio. Non sono bruciato. Continuare. Calma. È tutto regolare secondo la legge. E la legge del defunto va rispettata. Le volontà del morto. Mi meraviglio di lei, notaio. Lo sappia. Signore. Questa è circonvenzione di incapace. Non ha circonvenuto nessuno. Signori, vi prego. Calma, calma, lasciatemi leggere. Ci sono dei piccoli lasciti anche per loro, signore. Sai dove puoi metterli quei due piccoli lasciti, notaio? Sono dei piccoli. Tu, traditore, che hai preso le chiavi della mia Maserati. Una nave. Io ti ammazzo. Vieni qui. Vieni qui. Allora, osservi. Vieni qui. Ti ammazzo. Osservi. Fermatelo. Lasciatelo. Portatelo via. Fuori da casa mia. Casa tua, un corno. Se lei questa parola, non la direi. Signori, è stato un piacere. Arrivederci. Sì, sì, sto buono. Complimenti, Mosca. Grazie, signore. Aspetta, Francesca. Aspetta, per favore. Scusi tanto. Buonasera. No, se l'accordo. Andiamo. Francesca, aspetta. Francesca. Francesca, aspetta. Sono nominato. Oh, Eliana. Oh, Eliana, parla. Eliana. Eliana, parla. Parla, Eliana, parla. Su, 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 Elianina. Su. Signora. Vieni. Oddio, vieni, è svenuta. Mi dia una mano. Mi dia una mano. Si tiri, ecco. Su. Le vado a prendere un po' d'aceto, eh? Sì, sì, quello che vuole, Eliana. Su, Elianina, su, su, su. Riprenditi. Notaio, legga. Continui. Brutto figlio di una bagascia, se sta belinde, ma è in alto turipa. Ma che... Beh, insomma, ora... Ti sei approfittato di quel rimbambito. Che... Ladro, imbroium. Signora, e che... Ci vediamo in tribunale! Raffaele! Vieni via, Raffaele, vieni. Ma come faremo con mio padre? Ecco, papà, che stronco un femore si apre. Oh, Raffaele! Vieni. Non ti preoccupare, vieni! Mi ammazzerai! Io ti ammazzo! Sono tornato! Lasciatemi! E tu che ci fai qui? Andiamo! Dei piccoli, lasciati che li buttiamo via! Abbi un po' di dignità! Andiamo, andiamo! Ci vediamo in tribunale! Fuori da casa mia! Rosalba! Sì? Accompagna i signori alla porta. Sì, sì. Però le facce si sono rivelati per quello che sono. Hanno perso il controllo. Congratulazioni a lei. Grazie a te. Arrivederci. Arrivederci, signorina. Arrivederci. Ma cosa fai, matto? Mosca! Eccomi, signori. Ma via, mi andate via troppo presto. Che cavolo t'ha preso? Non ho mai fatto fare un colpo di scena. Non si preoccupi, il colpo di scena ci sarà. Ci sarà lo stesso. E anche più originale. Perché poi a me questa cosa del fantasma non è che tanto mi... Ma che cosa? Ma è un classico. Uscire fuori improvvisamente vestito da fantasma e spaventarli tutti. Ecco, vede, signore. Ora, il fatto è che il colpo di scena non sarebbe più basato sull'uscire dalla tomba. Anzi. Ma cosa vuol dire? Porca puttana! No.
non ho saputo resistere. Era una tale occasione. E per quanto tempo ho intenzione di sfruttarla, questa occasione? Mi ha detto che lì c'è quanto basta per una sopravvivenza di 5 anni. Facendo un filo di dieta che non ne farebbe neanche male, possiamo arrivare anche a 6. E poi si vedrà. Merda! Prego, signore. Niente, niente. Sta a sentire. E se facessimo 50-50, eh? 50-50. Eh? Di tutto? Sì, di tutto quello che ho. Signore, se io la facessi uscire di lì, quel testamento varrebbe meno della carta igienica. Che faccio? Mi fido della sua parola? Va bene. A monte. Sta a sentire, Mosca. E se ti venisse un accidente, come caldamente mi auguro, nessuno sa che sono sepolto qua dentro. Non si preoccupi, ho pensato anche a questo. Mi ricorderò di lei nel mio testamento. Ed ora, signore, prima che stacchi tutto, se vuole aggiungere un'ultima cosa. Mi mancherai molto, Mosca. Anche lei, signore. Mosca. Sì? Vada al viale. Che cartaccio. Passo. 30.000. Carte? Sì. Uno, aspetta. Una anche per me. Parola da per tutti. 50.000. Vedo. Vedo. Non mi è entrato niente. C'ho 2 jack. Buoni per me. È tuo. Eh?